Ciao a tutti ragazzi, oggi facciamo insieme lo zaino per andare a fare un 4000. Ormai l'estate è alle porte, la stagione si sta aprendo, quindi vediamo cosa serve e soprattutto come fare lo zaino. Ma iniziamo col video. Prima di iniziare il video però ci tengo a fare una piccola precisazione. L'attrezzatura che vedrete è per fare un 4000 accompagnati da una guida alpina. Uscirà un altro video su, per quanto riguarda l'attrezzatura per fare dei 4000, diciamo, senza guida alpina, con tutta la restante attrezzatura, ma in questo caso ci concentriamo se volete andare a fare un 4000 con una guida. La prima cosa che vediamo è lo zaino. Io in questo caso sto usando un Ortovox Peak Light 32. Vanno bene gli zaini da trekking? Sì e no. Diciamo che se avete uno zaino con un schienale molto vicino alla nostra schiena, allora ci può ancora stare. Se invece avete tanto spazio tra lo schienale e la schiena, allora forse è meglio pensare di optare per un altro tipo di zaino. Io in questo caso, come dicevo, utilizzo l'Ortovox Peak 32, che è uno zaino d'alpinismo, quindi è un po' di feature in più per questo tipo di attività. Le prime due cose che vado a inserire all'interno dello zaino sono il sacco letto per dormire in rifugio la notte, questo è obbligatorio e mi raccomando ricordatevelo, perché altrimenti nei rifugi ve lo fanno pagare, se non ricordo male, sui 40 euro, cioè comunque vi chiedono abbastanza soldi. E poi un cambio. Io esatto, come cambio mi porto via un paio di mutande che tornano sempre utili, un paio di calze più pesanti rispetto a quelle con cui parto e poi una maglia e un pantalone termico, sia per utilizzarle per dormire, perché comunque nei rifugi non è che faccia tanto caldo la notte, sia da utilizzare il giorno dopo se magari partendo dal nostro rifugio troviamo una temperatura piuttosto bassa, quindi questo può essere un po' l'indispensabile. Tutto naturalmente in una sacca stagna, per evitare che se mai dovessimo prendere l'acqua si bagni anche il cambio, quindi anche lui all'interno dello zaino. Continuiamo e successivamente cosa vado a mettere all'interno? Io di solito metto imbrago e ramponi. Metto questi due perché oramai praticamente quando facciamo l'avvicinamento durante il primo giorno al rifugio dove passare la notte, a meno che non lo facciamo proprio a inizio estate, trovare la neve dove già abbiamo bisogno di ramponi e magari imbrago è veramente molto difficile. Oramai capita quasi sempre che l'imbrago e il rampone non si metta dal secondo giorno, quindi il primo giorno non ci serve, quindi possiamo benissimo andare a inserirli in fondo allo zaino, che tanto appunto il primo giorno non ci serviranno. A questo punto vado a inserire nella parte alta il mio piumino, mi raccomando, indispensabile, e come ultima cosa il mio guscio. Il guscio lo metto in alto perché se dovesse arrivare un temporale improvviso posso tirarlo fuori velocemente e ripararmi. Ultima cosa che vado a mettere all'interno dello zaino, e la metto all'interno dello zaino solo perché questo Peak non ha nessuna tasca esterna, so, si poteva mettere anche nelle tasche esterne, il termos. Mi raccomando, ricordatevelo, perché così potete farvelo riempire di tè caldo al rifugio e lo potete utilizzare il giorno successivo, quando partite dal rifugio la notte, per bervi qualcosa di caldo e salire in vetta. Io in questo caso, come dicevo, lo metto all'interno, ma volendo si può mettere anche all'esterno. A questo punto abbiamo messo tutta la nostra roba all'interno, iniziamo dalla roba esterna. Io qua davanti ho una tasca e ci vado a inserire il mio kit di primo soccorso. Dentro il kit di primo soccorso, vabbè, oltre naturalmente alle cose per curarmi, ho messo anche delle tachipirine o comunque qualcosa contro il mal di testa, perché se si dorme in quota può essere che venga mal di testa, anche se normalmente a casa non se ne soffre, quindi mi raccomando portateli sempre. Spazzolino dentifricio l'ho messi qua dentro. Quindi un po' tutto qua, mi raccomando davvero però le cose per il mal di testa, perché ad alta quota tornano molto utili. E io lo vado a mettere in questa tasca esterna facilmente raggiungibile in modo tale da poterlo prendere al volo in caso di necessità. A questo punto andiamo a riempire la parte superiore. Io ho due tasche in questo caso, perché questo Peak ha una tasca interna e esterna al cappuccio. Nella tasca interna metto la torcia, che questa assolutamente ci servirà, mi raccomando ricordatevi di caricarla prima di partire, insieme al suo caricatore, questa perché nel caso può sempre tornare utile, poi il caricatore carica anche il telefono, quindi con una cosa ricarichiamo tutto. Nel caso non siete sicuri che una torcia vi basta, prendete anche la pila di sostituzione per la torcia, così siete sicuri di poter tornare a casa anche col buio. Nella parte esterna cosa vado a mettere? Allora, innanzitutto gli occhiali da sole, indispensabili. Per il ghiacciaio ci vuole una protezione di categoria 4, la 3 non va bene, quindi mi raccomando, assolutamente indispensabili.
E allo stesso modo vado a mettere anche la crema solare. Protezione molto alta, una 50 più mi raccomando, perché a quelle quote il sole picchia veramente forte. Poi vado a mettere un buff, che torna sempre utile anche in caso di forte vento. Guanti, io di solito ne porto due paia, un paio un pochino più sottile, più leggero, un paio più pesante e impermeabile. Io li porto entrambi perché non si può mai sapere che temperature troviamo e avere le mani congelate è veramente bruttissimo, quindi due paia mi raccomando. Vabbè, fazzoletti, un piccolo asciugamanino in microfibra per lavarsi e asciugarsi anche la faccia al mattino, quindi torna sempre utile. E qui posso andare a chiudere la mia tasca superiore, così praticamente abbiamo riempito quasi il 95% dello zaino. Ci manca solamente che sulla fascia lombare, che qui io ho delle tasche, vado a inserire qualche barretta che mi può tornare utile per la mia scalata. Infine, cosa mettiamo all'esterno dello zaino? Beh, la picca, che in questo caso io vendo uno zaino da alpinismo, ha anche tutto il suo alloggio, quindi molto semplice da andare a trasportare. Se volete, bastoncini da trekking, che possono sempre tornare utili, soprattutto nella giornata di avvicinamento, che non si sa mai, se magari dovete fare un avvicinamento molto lungo, davvero possono tornare utili. E infine il casco. Io l'ho messo alla fine il casco perché in questo caso questo Ortovox ha la possibilità di utilizzare l'helmet holder, quindi posso metterlo all'esterno, altrimenti lo dovreste mettere come ultima cosa all'interno dello zaino, proprio in cima. Sinceramente, se state pensando di iniziare a fare alpinismo, vi consiglio di prendere uno zaino con l'helmet holder esterno, che veramente può fare la differenza. Ed eccoci qua, zaino fatto, finito. In questo caso il mio zaino pesa 6 kg e 400 grammi, quindi neanche troppo. Cosa si può aggiungere in questo caso? Beh, secondo me a livello di attrezzatura c'è tutto, questo è proprio il minimo indispensabile. Quello che avrebbe senso andare a cambiare è l'abbigliamento in base alle temperature che pensiamo di trovare. Lì avrebbe senso magari portarsi un qualcosa di un pochino più pesante, un pochino più leggero. Lì dovete documentarvi qualche giorno prima di partire. E a proposito, con cosa partire? Vabbè, scarponi mi raccomando rigidi, ramponabili, quindi su quello non si scappa. Per quanto riguarda l'abbigliamento, sarei su dell'abbigliamento tendenzialmente primaverile invernale, quasi più invernale. L'importante è che abbia una grande protezione dal vento, soprattutto anche i pantaloni, protezione dal vento, non tanto impermeabili, perché a quelle quote è quasi più un problema il vento rispetto che magari trovare una tempesta, perché tendenzialmente se arriva una tempesta molte volte non si parte neanche dal rifugio. Per quanto riguarda la parte alta, maglia tecnica, un secondo strato un pochino pesante e si può andare via tranquilli. Detto ciò ragazzi, io ho la speranza che questo video vi serva per affrontare anche il vostro primo 4000. Vi ricordo, mi raccomando, andate sempre in sicurezza e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!